E ora benzedrina! Sì, volavamo mille! Temperatura 6000 gradi. Inizio processo di sublimazione. Lo figlio. Dove si va? Vai! Dove devo andare? Di là! Si va di là? Si va di qua! Vai, si parte? Buon Natale a tutti da Laba Tacchi. Io sono Laba. E io sono Tacchi. Dietro a me c'è anche Mauro. Ormai ci conoscete, dai. Chi non ci conosce, ci conosca. Venite a conoscerci. Dai, conosceteci anche voi. Oggi giratina non si sa. Quindi rimanete con noi, perché anche noi non sappiamo dove stiamo andando e comunque dove andremo. Sì, oggi quello smanaccia, fa tutti i versi. Il Tacchi stamattina ha bevuto il caffè e quindi ora è schizzatissimo. Stamattina preso un caffè vero, eh? Non c'è abituesio lui a bere il caffè, che di solito lo piglio decaffeinato, invece stamattina l'ho preso vero e quindi sono un po' schizzatino stamattino. Io invece, se non bevo il caffè, non parto neanche di casa, non parto neanche da casa, come direbbero gli italiani. Andiamo! Come bello andare sulla motoretta! Grande, c'è doppia striscia, ci sono le isole di traffico in mezzo alla strada e lui si sporge a sinistra per sorpassare, capito? D'altronde, quando uno è un genio, guardate che c'è di qua! Ma guarda che sto dove deve stare! Guarda, arrivo io e lui si sposta in mezzo. Madonna, che brutta cosa, l'invidia! Questa strada ormai nei nostri video famosa, si è fatta un bel po' di volte, fra cui anche quella volta che andammo a provare l'SV650 e i GSX-S. Quella volta che facemmo i test per la Suzuki, che la Suzuki ci telefonò e ci disse: per piacere potete farci dei test e mandarli in onda sul vostro canale, perché noi ancora non siamo tanto conosciuti quanto voi. E noi si disse: a voglia. E se non l'avete visto, linkettino qui in alto a destra e andatevelo a vedere. Bello! Il salto sul... Madonna ragazzi, ma come si fa a rifare un asfalto così? Ma che lavoro faceva la vostra mamma? Un'idea ce l'ho, Però poi mi dicono che sono volgare. Ora i Tacchi si sfava con il ciclista, io lo so. Tutti dietro a un ciclista! Passati genio. Loretta sul passato e ti tocca fermarti lì? Meno male tu c'hai sul passato prima, Questo il genio c'aveva sul passato prima. Se no chissà quanto tardi arrivavi, eh? Meno male, guarda, ti ha fatto proprio bene a sorpassare. Bravo. Quando non sai cosa fare, frena. Proprio una regola diffusa questa, eh? Sai che io non so qui che succede, ma c'è da sorpassare un ciclista, io freno. Ma c'è da fare una curva, io freno. C'è da fare un diritto, io freno. Bravo, allora frena. Madonna ragazzi, che latte alle ginocchia mi viene. Strada soggetta a controllo elettronico della velocità e strada soggetta al budello di Tomà. Mi sembra proprio una conseguenza logica. Allora vieni indietro, sei un cretino, sei. C'è altra soluzione, sei un cretino. Il Tacchi stava facendo degli apprezzamenti sulla manovra di quello lì con la Polo. Oh, finalmente il traffico ci siamo tolto da tre passi. Usciti dal traffico? No, forse no, parlavo troppo presto. Che palline, proprio sul pezzo di strada bella accidentate. Cioè, io lo so, non è colpa tua, tu lo fai apposta. Cioè, tu sei qui a portare la gente, non sei qui a rompere le scatole. Però il risultato è quello. Ah, comunque, mentre siamo dietro ai Florenzia Bus, voi fate una bella osina, dai, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un mi piace e lasciate un commento. Semplice, no? E la cosa incredibile è che tutte queste operazioni sono gratis, non vi costano niente e a noi ci fate molto piacere, quindi insomma è anche una cosa carina. Per voi è gratis, fate del piacere a della gente. Dai, su, iscrivetevi, va? Bravi, grazie. Non c'hai una fermata a cui ti devi fermare a far salire e scendere le persone? Non c'avevi la fermata? Vai, Laba, è tuo. Li accordati anche! Oh, un po' di strada libera. Senza macchine, come si sta? Prima per andare a 2000 all'ora, ma almeno per andare. E ora cerchiamo la stradina che dice Mauro, che dice c'è una stradina e bisogna prendere una stradina. E guardiamo di pigliare la stradina. Ho che
che strada è questa? No, oh, le strade in stile Labatacchi, che culo. Ma dove stiamo andando? Madonna, come mai si è infilato così in questa stradina all'improvviso? Se andava proprio bene su quella lì tutta dritta, no? Perché? Ah, forse c'è del cibo qua giù. Se è per il cibo si fa anche una strada così. Qui c'è il torrente, qui c'è il bricciolino. Qui non c'è bricciolino, c'è direttamente l'arena, la sabbia. Questa è la vendetta della Paola, perché oggi la Paola è a casa. L'ultima volta siamo andati in giro, si è portata in una stradina del genere. E se non avete visto il video, andatevelo a vedere qui con il link in alto a destra. E quindi la Paola da casa mi si sta vendicando, capito? Grazie amore. Come ci garba a fare le stradine di me. Ma quanto ci piace. Comunque vi mettiamo il percorso e ci venite anche voi su queste strade, perché che sanno a fare solo noi. Noi siamo in avanscoperta per portarci anche voi. Quindi se volete venire con noi su queste strade del cavolo, seguiteci sui social, c'è la pagina Girate in moto con Labatacchi. Vai, stradina di assicurata tutta per voi. Ma si può fare anche di meglio rispetto a queste, non vi preoccupate. No, che c'è coda anche qui. We are in the middle of nowhere e c'è coda anche qui. C'hai una macchina enorme, un catafalco, un bidone, un bussolotto, ma che c***o ci vieni a fare in queste strade? Andiamo, te con la macchina però non mi ti puoi fermare. No dai, non ti puoi fermare. Sono un prima, c'ho mia le ridotte Guarda, guarda, mi si ferma, guarda, mi si ferma, guarda, mi si ferma. Sì, sti guardrail effettivamente sono stati un po' provati. Qui hanno tagliato un albero e l'hanno appoggiato sui guardrail e il guardrail ha fatto sciacatua. E non ce n'è uno diritto. Mauro però aveva detto quando si vede delle macchine ci si ferma perché lì c'è da mangiare. Ecco, io le macchine le ho viste ma lui non si è fermato. Quindi Monte Tavianella, ecco qui ce n'è di più di macchine. Ah, ma c'è proprio il paese, guarda bello. Tavoli all'aperto tutti presi naturalmente, si mangerà un panino. E ora speriamo di mangiare qualcosa, a dopo. E ripartiti dopo essersi rifocillati con un bel panino e prosciutto alla locanda Tavianella sul monte Tavianella in via Tavianella numero civico Tavianella. E si sale, e qui si scende. Abbiamo spoggiato il poggio, svalicato il valico. Vabbè, perché se si dice svalicare il valico si può dire anche spoggiato il poggio. Madonna, è posto bellissimo, guarda laggiù, no, cacca addosso. Madonna, quanto era alto. Me lo aspettavo. Madonna, è spettacolo, guarda laggiù, cacca addosso, cacca addosso. No, perché non ti ho guardati sotto? Mi sembra un mezzo tattico per passare in questa strada e non spostarsi neanche di un millimetro. E tu pigli tutta la strada, accidenta a te. Madonna delle rose. Nelle strade la larghezza massima di ogni mezzo dovrebbe essere la metà della larghezza della strada. Si mette un paletto in mezzo in cima, uno in fondo, e chi è più largo non ci passa. Quindi si prosegue verso Ronco Bilaccio direzione Passo della Futa. Camping La Futa, che si stia mica andando verso il Passo della Futa. Ma sono misteri della vita, Oh, me le nere a sta rotonda, oh, quante sgommate gli hanno dato su questa rotonda. E poi tutti dritti al Passo della Futa, sai? Che è proprio qui. Eccoci qua. Questo fu il mio primo passo, il Passo della Futa. Di qua si va al Passo della Raticosa. Mi raccomando, anche Raticosa non è Raticosa, non è il Passo della Raticosa, è il Passo della Raticosa. Raticosa, Raticosa. Ed eccoci arrivati allo chalet del Passo della Raticosa, dove non ci sono mai motociclisti. Che spettacolo c'è qui.
ripartiti dopo un gelatino. Oh, guardiamo che strada fare per tornare alla base. Ce ne sono più di una. Direzione Firenze per ora. Oi oi, che tu c'hai? Vuoi anche tirare l'ancora? François, eh? Gnam! Un po' più fermi, no? Non si può stare? Oi oi. Sì, frena anche. Ci sarà un motivo per cui si frena? No. Capito, voi siete in gita, ragazzi, ma a 40 all'ora. 44 km orari, eh? Su una strada statale. In diminuzione. Bravo. Madonna, che sfiga, ragazzi, però. Uno fa una strada per divertirsi, per rilassarsi un pochino, per linea di curve. Dai, siccome si stanno in traffico tutta la settimana, andiamo a fare un po' di coda anche il sabato e la domenica, che almeno ci si sente più a nostro agio. Se tu levi un po' di traffico, se no poi un respiro. E devo trovare più traffico in via Arzaioli. Come volteggia nell'aereo. In mezzo di strada, retromarcia in contromano. No, no, ma tu sei furbo. E questi tutti fermi? Ehi, e qua? Ah, c'è l'outlet da queste parti. Quindi c'è l'intelligenza estrema delle persone che vanno all'outlet. No, se questo casino è perché c'è una rotonda, ragazzi, l'umanità deve finire domani, eh? Signori, in macchina credo non vi passi più e posso dire una cosa? Vi sta anche abbastanza bene. Oh madonna, poi che c'è? Pazzesco, ma poi in su e in giù. Oh mamma mia, guarda che... Madonna ragazzi, ma che l'è? No, io non ci voglio credere. Perché devono stare tutti in mezzo quando posso stare sulla destra? Cioè, che senso ha rompere... Per forza. Se sei geloso perché io ho la moto, compratela. Potrebbe essere un'ottima idea, no? Ma che genio? Ma da questo dove sta? Perché secondo te potresti sorpassare? Poi francamente non capisco perché si va, ci si ferma. Si va, ci si ferma. O si va o ci si ferma. E eccoci fermi un'altra volta. Fantastici, siete tutti sulla linea. Accidenti al... Ma lo vedete dov'è la strada? Ma perché dovete stare in mezzo? Perché mi ha sorpassato da destra? Per forza tu stai in mezzo, imbecille. Cioè veramente, ci tocca sorpassarvi da destra. Eccoci arrivati al passo delle Croci di Calenzano, fatto alla stessa velocità che se si fosse andate a piedi. E tacchi sul passo da destra. Ragazzi, voi state in mezzo, non vuoi lasciare spazio. Io che devo fare? Ragazzi, ma ci state sulla destra, ci tempole a voi. Ci avete le ali lunghe alla macchina? Non ci passa? Bravo te, grazie. Vedete? Poi un punto a 95 all'ora. Quindi vuol dire che è solo affluenza di demenza tutta troppa insieme. Ma poi dove stanno? Guarda questo che BMW bianco dove sta, guarda. Quindi io cosa ti fo? Di qua o di là? Scegli te. Io darei un'altra frenata. Ecco, bravo. E guardate dove sta lui. Tac, mi sa che gli è montato un po' nervoso con questa coda. Però vedere la gente sta a 3 metri dai garrei e fa un po' girare le scatole. È proprio una bella situazione, sì. Ragazzi, qui è traffico a bestia, code, traffico, gente, macchine, robe, quanta roba. Vabbè, magari ora tutti il pezzo di traffico che c'è da qui al Bo, che è tutta superstrada, ve lo evitiamo anche, eh. Ci vediamo alla meta. Siamo arrivati ai Bo. Strada dura, soprattutto l'ultimo pezzo causa... Outlet, Barberino, in fiamme, prego, grazie. Stragi. Troppo. No, vabbè. Morte, distruzione, disperazione. Brutto. Mangiare si è mangiato. Bene, si è bevuto. Il monte, c'è anche i paoli. Anche la bevanda recuperante energeticamente. Quindi si può fare il saluto. Alla prossima. Buona. Eccoci, fermo. Incredibile, ma una freccia, porca. La gente è squilibrata, completamente di fuori.